Ciao a tutti draghetti e draghette, da quanto tempo? Sono riuscita finalmente a ritagliarmi un po' di spazio libero per registrare un video, perché comunque tra lavoro e studio non è che ho molto tempo di passare su YouTube a caricare video. Alla fine YouTube è solo un hobby. Ad ogni modo, chiedo scusa per la qualità del video, i mezzi sono quel che sono. Bando alle ciance, iniziamo con le re brevi recensioni di alcuni libri NPS, della casa editrice Nati per Scrivere, che mi hanno particolarmente colpito. NPS è una casa editrice che pubblica principalmente fantasy di ambientazione italiana o ispirato alle leggende italiane e seleziona con cura i manoscritti che pubblica. Ne parlo anche in maniera totalmente oggettiva, cioè distaccandomi dal fatto che io comunque ho partecipato a alcuni loro progetti. Infatti, i libri di cui tratterò oggi sono libri su cui io non ci ho avuto niente a che fare proprio perché di autori singoli. Iniziamo con Chi ha paura dell'inchetto. La struttura di questo libro è molto particolare. È stato scritto in collaborazione con il cantautore Jonatta, che oltre a canzoni parodistiche ha scritto canzoni ispirate al folklore lucchese, e Alessio Del Debbio, noto autore fantasy specializzato nel folklore toscano, in particolare di Lucca. La struttura di questo libro, come ho anticipato prima, è particolare perché presenta sia canzoni ispirate a figure delle leggende locali, come lo scontronello, vedete, no? Questo è un testo di una canzone con tanto di illustrazioni, vedete? Ma presenta anche racconti di Alessio Del Debbio, come ad esempio, aspettate che lo trovo, In viaggio con te di Alessio Del Debbio, appunto. È interessante perché è raro trovare antologie ibride di questa tipologia. Inoltre la sezione canzoni comunque è divisa in folletti, creature fantastiche, fantasmi e queste cose qua. Quindi secondo me, per chi volesse approfondire le leggende locali di Lucca o in generale toscane, Chi ha paura dell'inchetto, a mio parere, è un ottimo modo per iniziare. Oltretutto, mi pare che in omaggio ci siano ancora i CD con delle canzoni di Jonatta. Non ne sono totalmente sicura, so che quando ho acquistato questa versione del volume mi hanno dato appunto in omaggio il CD di Jonatta. Ora parliamo di questo. L'altra anima della città di Francesca Cappelli. Piccola premessa, mi riferirò col pronome maschile neutrale perché è quello con cui l'autore si identifica. L'altra anima della città lo riassumerei come una lettera d'amore alla città di Firenze. Proprio durante la lettura di questo libro traspare l'amore che l'autore prova verso la sua città. Ed è molto interessante. Difficilmente ho provato questa sensazione. Credo co solo con Italia Way No Cooking volume 2 e anche con Cuore di Tufo, in quel caso dedicati più alla città di Napoli. Invece, nel caso di questo libro, si parla di amore verso la città di Firenze. Presenta anche un sistema magico interessante. Potrei dire che è la risposta fiorentina al mondo della Rowling. Francesca Cappelli ci presenta un mondo magico complesso, con spesso scontri e anche pregiudizi, magari differenti dalla questione magico o non magico, più con pregiudizi simili ai nostri. Oltretutto sono presenti anche tipologie di magia più simili alla nostra concezione, quindi ci sono contratti con demoni, queste cose qua che ad esempio nel mondo di Harry Potter non ci sono. Inoltre scordatevi la questione della bacchetta con le parole in latino, non ci sono assolutamente queste cose nel romanzo. Infatti da quel lato l'ho trovato molto interessante, soprattutto la questione del custode della memoria. Ovvero, il custode della memoria è in pratica un archivio multidimensionale, perché non saprei descriverlo altrimenti, che ha la possibilità di viaggiare nelle varie Firenze, non solo a livello interdimensionale, quindi Firenze parallele a livello di spazio, ma anche le diverse Firenze nella storia. Ed è un compito molto arduo da portare. Elia, il nostro protagonista, si troverà a suo malgrado ad assumersi questo ruolo di custode che inizialmente fa fatica ad accettare e che richiede una grande responsabilità.
devo dire che parlando della storia mi ha attirato molto per le qualità che ho citato precedentemente. Parlando dei lati negativi, i personaggi principali non trasmettono le stesse sensazioni che fanno quelli secondari. Personalmente ho capito come mai il fandom sta popolando per Damiano, perché forse lui è il personaggio più complesso dell'intera storia, e proprio la sua storia personale si intreccerà con quella del protagonista e al contempo si approfondirà di più il suo aspetto psicologico, e si proverà affetto per il personaggio di Damiano, così stravagante, così contro gli stereotipi di genere. Se per questo appunto che è colui che rimane più nel cuore, a mio modesto parere da lettrice, più nel cuore dei lettori. Ora parliamo di questo libro. Esatto, Il mistero di Virginia Halley. Diciamo che rispetto alla linea generale di NPS, la tematica del libro e soprattutto l'ambientazione si sposta nella Londra vittoriana, quindi siamo ben lontani dall'Italia. La storia gira attorno a un giallo, in pratica, ovvero la morte di Virginia Halley e dell'indagine perpetuata da sua sorella, accompagnata poi da altri personaggi, per scoprire il motivo della sua uccisione. L'autore ha dimostrato di conoscere bene le vicende dell'epoca, oltre ad aver studiato la questione di Jack lo Squartatore, soprattutto di come la gente non desse neanche un nome o una storia alle donne trovate mutilate. Solo la sorella può nominare il cadavere di Virginia quando le altre vittime non hanno avuto la stessa sorte, cioè la stessa compassione, vengono quasi viste come se la sono cercata, in pratica. E così come anche la percezione che si aveva all'epoca di certe divinità, ad esempio certe divinità egizie, ora si sa che avevano un ruolo molto più complesso del è cattivo e basta, mentre all'epoca si aveva più una visione nero-bianca della situazione. E mi è piaciuta appunto questa ricerca dell'autore. Ovviamente mi sono confrontata con lui dopo la lettura, perché volevo sapere se appunto fosse una cosa voluta oppure no. Le atmosfere del romanzo mi hanno ricordato molto L'Allegro dei Straordinari Gentlemen, non so se avete presente la serie di fumetti scritta da Alan Moore e non mi ricordo disegnata da chi, comunque c'hanno, di cui hanno anche ispirato un film che è un po' così, in quanto è un tributo, l'intero romanzo, alla letteratura vittoriana e poi col sequel Century alla letteratura inglese successiva, tipo abbiamo menzioni a Orlando di Virginia Woolf, a Harry Potter che viene preso letteralmente per il culo e così via. Oltre alla presenza di creature paranormali come vampiri, licantropi, seguaci cultisti di divinità varie, streghe, zombie e così via, sono anche affrontate tematiche sociali. Già vi avevo anticipato al trattamento riservato alle vittime di Jack lo Squartatore, quasi fossero delle carcasse da sì, ok, va bene, sono state uccise, però non ce ne frega niente perché erano prostitute. Stessa cosa anche la condizione dell'epoca. Mi è piaciuto molto come il vampirismo venga visto come una metafora di liberazione femminile. C'è un personaggio che non vi dico chi, che diventa vampiro per liberarsi dall'oppressione del marito violento e truffatore, e l'ho apprezzato molto. Devo dire che il mistero di Virginia Halley, un gotico con forti richiami anche alla Lega di Straordinary Gentlemen e anche altri elementi della cultura pop un po' più recenti, e potrebbero interessare appunto gli amanti del gotico, ma anche a coloro che vorrebbero magari approfondire di più la Londra vittoriana o vedere romanzi fantasy ispirati a tale ambientazione. E ora parliamo dell'ultimo libro, Oracoli, di Alessandra Leonardi. Oracoli in realtà è un'antologia di racconti che però si susseguono a livello cronologico, sono ambientati in epoche diverse e partono da prima della fondazione di Roma, dove Cartagine era già un impero prospero, alla seconda guerra punica. Oracoli potrei dire che non è solo un viaggio nel Mediterraneo attraverso i secoli, ma è anche un approfondimento e una concatenazione dei vari metodi di divinazione dell'epoca. Vi faccio un esempio. Nel primo racconto viene menzionato sia la divinazione tramite l'acqua ma anche l'aure, e nel secondo racconto gli auguri avranno un ruolo importante, ma viene menzionato anche l'oracolo di Delfi, che poi anche lì
avrà un ruolo importante, poi la Sibilla anche nel racconto successivo avrà un ruolo importante e così via. È una concatenazione corale, direi. Inoltre i racconti sono a cornice, perché come ho detto iniziano con Cartagine che domina e Roma non è ancora esistita, a Cartagine che ora è sfidata da Roma. Ora, questo video, brevissimo, per gli standard miei, si conclude così. Vorrei dirvi che l'anno scorso è uscita la mia ultima partecipazione alle antologie NPS Fantasmi d'Italia, che è questo qua. Vedete? E il mio racconto è ispirato al fantasma di Palazzo Barolo. Se per caso vorreste approfondire di più storia dell'antologia e anche i vari fantasmi che vengono trattati, qua sopra c'è un'intervista che mi ha fatto Piemonte Magico Insolito riguardante l'antologia, per poi collegarci anche i fantasmi in Italia e la figura del fantasma in generale, molto interessante, che potrebbe incuriosirvi. Invece qua sotto in descrizione troverete il link d'acquisto dell'antologia, e anche vorrei avvisarvi che prossimamente uscirà una mia nuova pubblicazione ed Elo. Ma questa volta, invece di trarre ispirazione dalle mitologie nordiche, mi sono ispirata alla mitologia babilonese. Infatti Gli Uomini Scorpione è un racconto breve di stampo Sword and Sorcery, dove faccio diverse citazioni alla società babilonese dell'epoca e anche alla mitologia sumero-babilonese. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e arrivederci al prossimo video. Ciao draghetti! Muah!